Finisce come molti si aspettavano e come le sconfitte contro il Monopoli e il Benevento lasciavano presagire, l'era brambilla di fatto è finita prima ancora di cominciare. Sei giornate di una prematura eliminazione dalla Coppa Italia, peggior difesa, bassi fondi della classifica e tre sconfitte su quattro davanti ad uno Zaccheria che al fischio finale aveva con la contestazione emesso il suo verdetto. Il colpo di grazia al progetto tecnico, cominciato con tante aspettative ed annunciate ambizioni, lo dà il Giuliano Di Bertotto, che si conferma essere una solida, solidissima realtà del campionato. Eppure Brambilla aveva cambiato modulo, mandando in soffitta il famigerato 4-2-3-1 in luogo di un 4-3-3, che comunque non ha sortito appieno gli effetti desiderati. Il Foggia è il solito: quando ha la palla produce e non concretizza, quando non ce l'ha soffre maledettamente ed inevitabilmente subisce. De Rosa prima impreziosisce la cineteca dello Zaccheria con una conclusione dal limite, poi al 34esimo mette dentro il tap-in facile facile dello 0-2. Lo stadio ribolle, lo placa a Murano con la cortesissima collaborazione di Barosi. Il 2-1 rianima i rossoneri che, a dir la verità, nella ripresa il pareggio lo avrebbero pure meritato. La traversa di Santaniello fa il paio con l'altro Legno colpito nel primo tempo da Salines. La vera partita, però, è nel post. Canonico si presenta ai nostri microfoni ed annuncia i repulisti. L'allenatore sicuro, il direttore sportivo Roma. Chissà, accusa Brambilla di non aver favorito il passaggio di consegne evitando di dimettersi e annuncia che prima di Avellino sarà nominato il nuovo timoniere. In tribuna stasera c'era Eziolino Capuano, che ha chiuso i conti con il Taranto e che evidentemente aspetta che il suo telefono squilli.